Buongiorno Claire, oggi parliamo di un argomento molto importante per l'arrampicata. Perché è importante? Perché è fondamentale per la prevenzione, per un buon allenamento che non porti ad infortuni e per la guarigione dopo che è avvenuto il trauma. E cos'è questo argomento? Questo argomento è la riserva funzionale, una parola complessa che ci dice molte cose interessanti, ma partiamo da una domanda. Perché, nonostante possiamo fare tutto con un rene, nel corpo abbiamo due reni, perché, nonostante possiamo fare tutto con mezzo polmone, nel corpo abbiamo due polmoni interi? Perché, nonostante io sono qui che faccio una vita normale, sono sui 60-80 battiti, il mio cuore può arrivare a 180 battiti? La risposta è la riserva funzionale. Il nostro corpo può sopportare carichi maggiori di quelli che comporta un'attività normale, come un motore che invece che girare con regimi intermedi di giri, prima di fondere, prima di rovinarsi, di rompersi, può arrivare a un regime di giri molto più alto. Questa è la riserva funzionale e nell'arrampicata la riserva funzionale è un grosso problema perché è molto ridotta. Se noi prendiamo, ad esempio, il calciatore, un tendine Achilleo si rompe attorno agli 800 newton, se non sbaglio, ma in attività del gioco del calcio, il calciatore normale, si arriva a 200-250 newton di carico sul tendine d'Achille, quindi molto distante dal carico di rottura normale. Invece, nell'arrampicata, questa differenza tra carico di rottura, dopo lo vedremo con uno schema molto meglio, carico di rottura e carico di lavoro è molto più ristretta. Negli altri sport molto ampia, nella vita di tutti i giorni molto ampia, nell'arrampicata molto ristretta. È molto facile quindi avere dei problemi. Bene amici, per capire meglio o per confondervi di più, andiamo a vedere un attimo questo piccolo disegno che ho disegnato. Da una parte abbiamo i Newton, sull'altro asse abbiamo il tempo, questa parte riguarda il climber, questa parte riguarda invece il calciatore, ok? In un caso quadricipite il calciatore, in un'altra puleggia il climber. Questa riga curvilinea sono i carichi di lavoro che abbiamo, ovvero quanti newton, quanti chili per capirci vanno sulle rispettive strutture, la puleggia il climber e il quadricipite del calciatore. Ok? Le due linee rosse rappresentano il carico di rottura, ok? Questo durante un'attività abbastanza normale. Vedete che i carichi sono così, questa linea blu è il carico medio, che vedete ha una riserva funzionale che è piccolina nel climber, le due linee sono molto vicine. Nel calciatore invece questo qua è il carico medio di lavoro al tendine del quadricipite e vedete che è molto distante, c'è una riserva funzionale molto diversa, ok? Questa è il carico di lavoro del tendine sano. Vedete, mentre nel calciatore i carichi di lavoro sono molto lontani dal carico di rottura, nel climber carico di lavoro molto vicino al carico di rottura. Quando abbiamo un picco, ad esempio un piede che scappa, mentre siamo in arcuata, la puleggia si può rompere quando il carico che stiamo mettendo è superiore al carico di rottura. Quando ciò succede è un problema, perché? È un problema perché una struttura dopo che si è rotta, e mettiamo che una struttura possiamo paragonarla a una fibra, la struttura è fatta da tante fibre, ok? Tante fibre differenti, messe in questo modo, che danno una buona tensione. Se noi abbiamo la rottura di un po' di queste fibre sono rotte, abbiamo una resistenza minore. Quindi quando noi andiamo a caricare una struttura che è lesionata, se poca differenza nel carico di lavoro, nel carico rotto, abbiamo meno fibre integre, possiamo avere una lesione progressiva, una lesione che continua a rompersi e man mano ci troviamo con sempre meno fibre fino a c'è la rottura completa, che di solito significa dover venire da me a fare un intervento chirurgico. Ok? Le fibre che perdiamo sono perse completamente, questa metà di fibre? No, perché grazie alla cicatrizzazione queste fibre possono andare a cicatrizzare, tornerà quindi questa struttura, ovvero la resistenza iniziale, purtroppo no. Perché? Perché la parte di cicatrice sarà meno robusta delle fibre che c'erano prima. E
Quindi se prima ci trovavamo con, metti 100 newton, dopo la lesione, per quanto bene la faremo cicatrizzare, ci troveremo ad avere sempre un carico di rottura inferiore, che sarà magari 98 se siamo stati bravi. Se non siamo stati bravi, invece cosa succede? Succede che avremo un carico di lavoro molto inferiore e quindi con molto meno carico potremo avere un'altra rottura. Ok? Chi di voi non ha un amico che si è fatto male una volta, non si è curato bene, ci ha arrampicato su perché ha visto un video, non dei miei, un altro video su YouTube fatto male, o ha sentito qualcuno che non si occupava di patologia arrampicatoria, che gli ha detto: no, perché ci sopra non c'è problema, e ha avuto un'altra lesione, e ha avuto poi sempre lesioni seriate progressive. E il suo grado continua ad abbassarsi perché ogni volta che arriva al suo livello si fa male perché il carico che serve per quel grado vi porta ad avere una rottura. Okay? E qui dobbiamo stare molto attenti. Perché? Perché è proprio la riserva funzionale che differenzia la patologia arrampicatoria dal resto dell'ortopedia dello sport. Okay? Da non confondere con la medicina dello sport, perché sport medicine in inglese significa ortopedia dello sport, non è la medicina dello sport, in quanto il medico dello sport è quello che si occupa del cuore, del carico, dei carichi di allenamento, in alcuni casi ci sono medici dello sport che lo fanno, delle patologie del rene, del sistema respiratorio, della ventilazione, dello scambio d'ossigeno, del volume massimo di ossigeno consumato, ma non si occupa di ortopedia dello sport. Okay? Quindi vi raccomando, distinguete sempre tra medicina dello sport o ortopedia dello sport, anche se ortopedia dello sport in inglese si traduce in sport medicine, ma il medico dello sport in Italia fa tutt'altro. Ma torniamo a noi, quali sono le cose che non fanno andare a cicatrizzare correttamente? Noi dobbiamo ricordarci sempre, però riguardiamo lo schema, che so essere noioso, dobbiamo puntare sempre in patologia arrampicatoria ad avere una restituzio ad integrum, perché se prima avevamo solo tanto così di riserva funzionale, quindi avevamo dei picchi che potevamo andare sopra. Se noi andiamo a far guarire male, il nostro carico e rottura massimale va ad abbassarsi e quindi sarà ancora più facile avere delle rotture. Cosa non fare quindi? Non caricare mentre la struttura è dolente, che poi magari è dolente non per la lesione in sé, ma per un'infiammazione cronica che si è instaurata, e mentre c'è un'infiammazione cronica il carico massimale si riduce ovviamente. Non dobbiamo prendere antinfiammatori nella fase acuta, l'abbiamo già spiegato in molti video, perché l'antinfiammatorio, ricordiamoci che la cicatrizzazione è un processo infiammatorio. Se prendiamo un antinfiammatorio avremo una cicatrice che tiene di meno, ok? Queste sono le cose fondamentali. E do non dobbiamo prendere antidolorifici perché se noi carichiamo su una struttura che sta cicatrizzando, se anche non avviene una lesione progressiva, ovvero se la lesione non si rompe un po' di più, sicuramente il tessuto cicatriziale non sarà di buona qualità perché sarà allungato, le fibre saranno retratte, non saranno vicine, quindi c'era più tessuto e quindi non va bene. Finisco di annoiarvi ammazzandovi di noia guardando ancora un attimo lo schemone per spiegarvi bene questo discorso della restituzio ad integrum. Ma prima di quest'ultima chicca, vi raccomando, se il video vi piace, mettetevi piace, cliccate vi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, condividete il video sui vostri social perché sicuramente anche un vostro amico queste cose non le sa, ok? E passiamo ora allo schemone fondamentale. Quindi, ricapitolando amici, mentre arrampichiamo ci scappa un piede, abbiamo un picco di carico che supera il punto di lesione, abbiamo quindi la lesione, andiamo a far cicatrizzare al meglio la nostra puleggia, ma può trattarsi di una qualsiasi altra struttura. Quando è guarita non torneremo ad avere questa linea rossa come carico massimale, ne avremo una che è più bassa, ok? Mettiamo di essere bravi e avere questa, vedete, possiamo avere la maggior parte dei carichi, non dà problemi, ma questo ad esempio va sopra e ci causa una recidiva, ok? Se invece siamo curati male, abbiamo ad esempio questa linea o questa, sarà molto più facile trovare un picco di carico che ci dà una lesione. Quindi ciò su cui dobbiamo puntare noi è andare a cercare di avere questa
linea nera, ok? Appena appena più bassa in maniera da non avere lesioni troppo facilmente. E qui adesso parte il cazziatone del dottor Chelios, quindi quando vi fate male vi raccomando non caricate finché avete dolore. Se il vostro amico in palestra vi dice no, bisogna arrampicarci sopra come nella corsa, voi dite no, è diverso perché nella corsa abbiamo una riserva funzionale importantissima. Nell'arrampicata la riserva funzionale è limitatissima e questo è ciò che differenzia la patologia arrampicatoria dalla normale traumatologia dello sport, ok? Io collaboro con moltissimi fisioterapisti, molti di quelli che mi seguono e collaborano con me sanno bene questa cosa. Purtroppo la stragrande maggioranza dei fisioterapisti in Italia non è formata sulla patologia arrampicatoria e quindi vi dirà si carica perché? Perché nella corsa si continua a caricare, nel rugby si continua a caricare, nel calcio si continua a caricare, lì la riserva funzionale è importante, ce lo si può permettere, il calciatore può permettersi di farsi l'infiltrazione e andare a giocare, può permettersi di avere dolore e prendere l'antinfiammatorio e poi giocarci sopra, il climber non se lo può permettere, se lo fa difficilmente non la paga, ok? E l'altra cosa quindi è non datele tecnici di caricare, ok? E la primissima cosa è non prendete farmaci antidolorifici o antinfiammatori per poi arrampicarci sopra. Non è una strategia che premia sul lungo periodo. Potete magari riuscire ad arrampicare quella sera lì, quella settimana lì, ma nel futuro sarà molto più facile che abbiate degli infortuni, ok? Poi non ve la voglio tirare, però ragazzi, statisticamente è così. Va bene. Dottor Chelios Boetti vi saluta. E ci vediamo per il prossimo video.